Un saluto agli amici di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24. Sta calando il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo, una 5 giorni intensa ed emozionante che sicuramente ha visto la vittoria di Marco Mengoni, a meno che non ci siano state variazioni di classifica. Ma noi vi facciamo rivivere le emozioni di quella che è stata la terza serata della rassegna Sanremese. Una serata scintillante, la terza Sanremo 2023, in cui le emozioni si sono snodate nell'arco di un Ariston a tamburo battente. L'attesa era per la grande Paola Egonu, la pallavolista azzurra incantevole, ma soprattutto ferma e decisa nel suo monologo in cui ha parlato di razzismo e di sé, svelando come la passione per il volley è arrivata attraverso un cartoon amatissimo, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Il ritorno di Massimo Ranieri, la prorompente comicità di Alessandro Siani, il ritorno dei Maneskin da dove tutto era cominciato. Per la band romana non ha sentito la delusione dell'Oscar della musica mancato. Le canzoni reintonate da tutti i 28 big e giovani in gara promuovono ancora Paolo Mengoni in vetta. Venerdì la stessa serata dei duetti e non mancheranno brividi musicali ad alto impatto emotivo. E adesso il campionato di Serie A con la seconda giornata del girone di ritorno. Napoli sempre più solitario in vetta alla classifica e continua la crisi del Milan. Continua la corsa inarrestabile del Napoli dopo la seconda giornata di ritorno delle partite della domenica del campionato di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti battono anche lo Spezia in trasferta con il punteggio di 3-0. La gara si sblocca nella ripresa con Barraschelia su calcio di rigore, poi la doppietta di un incontenibile Osimhen. A tenere testa agli azzurri è l'Inter di Simone Inzaghi che nel derby di San Siro batte di misura il Milan per una rete a zero con la rete di Lautaro Martinez e accentuando sempre di più la crisi rossonera. In chiave salvezza gli importanti successi per il Bologna, Corsaro a Firenze 2-1 con le firme di Orsolini e Boschel. Il momentaneo pareggio di Saponara. Bene anche il Torino vincente 1-0 contro l'Udinese. Verona e Lazio è finita, lo vedete, 1-1 con il vantaggio biancoceleste ad opera di Pedro e poi nella ripresa il pareggio scaligero di Ngonge. Per quanto riguarda l'altra sfida in programma, quella di Monza tra Monza e Sampdoria, è stato un pirotecnico 2-2 con la Sampdoria che è andata vicinissima a cercare di avere i 3 punti. Vantaggio lucerchiato con Gabbiadini, poi il pareggio di Petagna per i padroni di casa, poi nuovamente Gabbiadini nella ripresa, autore di una doppietta personale e proprio nei minuti di recupero addirittura fino al 99esimo, Pessina sul rigore ha insaccato per il 2-2 Monzini. E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento dall'Italia. Naturalmente tra una settimana vi racconteremo com'è andata la serata finale di Sanremo 2023. Restituiamo la linea a Pasquale Pauleta per Domenica Italiana, Mimmo Siena, World News 24.